Che cos'è un'opera d'arte? Scopriamolo insieme. Definire un'opera d'arte è complicato. In tanti ci hanno provato. Scopriamo quali sono le definizioni più importanti. In Italia, i legislatori hanno individuato come concetto di opera d'arte, tramite il Codice dei beni culturali, qualsiasi oggetto di interesse storico. Classificano il bene culturale come cosa di interesse artistico, escludendo poi, con un'opzione assai discutibile, i beni cosiddetti tutelati, che riguardano le opere di pittura, di scultura e di grafica di artisti viventi, la cui esecuzione non risalga da opere di oltre 50 anni. È evidente come si sia scelto di non comprendere tra le opere d'arte tutelabili tutte le opere degli artisti viventi o contemporanei. Questa è ovviamente una grande limitazione che esclude gli artisti viventi e soprattutto anche gli emergenti da quello che riguarda un'opera d'arte tutelabile. Ciò non vuol dire che questi non realizzino opere d'arte, semplicemente vi è un problema di classificazione in termini di legge. Il mancato riconoscimento di un oggetto allo status di opera d'arte è legato ad importanti episodi che si sono verificati nella storia. In particolare il riferimento agli impressionisti, le cui opere nel 1874 sono state rifiutate per l'esposizione presso il Salon des Refusés di Parigi e costretti poi ad esporre al di fuori dell'ambito accademico, in quanto considerate opere prive di interesse artistico. Tra questi artisti vi erano nomi oggi altisonanti, quali Monet, Manet o Pissarro. Capiamo quindi l'importanza di definizione dell'arte all'interno della storia dell'arte attuale, che in qualche modo, in maniera diretta o indiretta, condizionava lo status di un artista o addirittura il suo percorso. Negli Stati Uniti fu invece chiamato in causa il tribunale e fu un giudice a decidere che cosa fosse un'opera d'arte. Con il caso Brancusi, con il suo Bird in the Space nel 1923, è stato chiamato in causa per un problema di tassazione. È stato chiesto se l'opera fosse un oggetto di design o un'opera d'arte, in quanto nel primo caso soggetta a dazi di importazione e quindi a tasse quale prodotto industriale. Nel secondo, in qualità di opera d'arte, esente da tassazioni e dazi. Il giudice, pur constatando la somiglianza con un uccello, definì l'opera come piacevole a vedersi, definendola quindi un'opera d'arte a tutti i sensi. Anche in questo caso, la mancanza di una definizione oggettiva e condivisa di opera d'arte ha creato delle conseguenze, che si sono poi materializzate in una soggettività di attribuzione e di definizione. Oggi è ancora più difficile trovare una definizione unica per opera d'arte, anche perché gli artisti sono alla ricerca costante di nuovi medium e di nuove forme di comunicazione artistica. Tuttavia, è possibile trovare tre indicatori che ci possono aiutare a definire un'opera d'arte: il giudizio del pubblico, quello degli esperti e la presenza in collezione d'arte o musei. Il giudizio del pubblico, come anche in altri settori, oggi è fondamentale. Con la visibilità dei social network e le occasioni sempre più pubbliche di fiere ed eventi, la validazione e valutazione del pubblico risulta un fattore preponderante nell'individuazione e nella scelta artistica. Tuttavia, per eleggere un'opera d'arte a tale status, serve la validazione da parte di un pubblico di esperti, quindi critici, curatori o galleristi, che in qualche modo spingeranno l'artista e l'opera d'arte in questo caso per una sua promozione nel settore tramite mostre, eventi e esposizioni. Di conseguenza, la presenza dell'opera d'arte in collezioni rinomate o in musei determina oggi una consacrazione valida e attendibile per riconoscere uno status d'opera d'arte. E per te, che cos'è un'opera d'arte?